Ciao a tutti e bentornati in Cucina con Agnese. Vi ricordate la scatola San Martino che mi è stata regalata qualche giorno fa? Oggi vorrei preparare un dolce buono, fresco, da mangiare a tutte le ore insieme a voi. Prenderò uno degli ingredienti dalla scatola e quello che ci servirà in particolare è il lievito. Se volete scoprire il dolce che cucineremo, seguiteci in cucina! Ciao a tutti e bentornati in Cucina con Agnese. Oggi prepareremo un buonissimo plum cake con carote, mele e cocco. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono 200 g di farina 00, 80 g di carota che ho tagliato a pezzetti, 100 g di olio di semi, ci serviranno 75 g di mela che ho tagliato a pezzi grossolani, 75 g di zucchero, 20 g di cocco, di scaglie di cocco, scusate, non la farina di cocco, più un pochettino di più che ci servirà alla fine, a piacere vostro. Ci serviranno 6 g di lievito per dolci, 6-7 g, non di più, un uovo, della vaniglia, dell'estratto di vaniglia, del limone, ci servirà la scorza del limone e del miele alla fine. Riscaldate il vostro forno a 170 gradi e prepariamolo subito. In una ciotola di vetro ho iniziato a inserire prima di tutto la farina, il cocco, lo zucchero, un cucchiaino di estratto di vaniglia, lievito. Questo dolce è facilissimo ed è velocissimo, come vedete, perché dobbiamo solamente inserire tutti gli ingredienti insieme: un uovo, l'olio, e la scorza grattugiata di un limone. Mi raccomando, cercate di triturare qui solamente la parte gialla, altrimenti la parte bianca risulterà amarognola e il vostro dolce poi cambierà sapore. Mescoliamo e amalgamiamo bene tutti gli ingredienti con una frusta a mano, ma più che bene. Se l'impasto dovesse risultarvi troppo duro, come è capitato anche a me purtroppo, aggiungete tranquillamente un goccio di latte, finite di amalgamare e lasciate un attimo da parte. Invece nel mixer andate ad aggiungere le carote e la mela e li trituriamo grossolanamente. Trasferiamo adesso il composto ottenuto nella ciotola. Finiamo di mescolare bene. E prepariamo lo stampo da plum cake. Imburrate e infarinate uno stampo da plum cake, come ho fatto io. Andiamo a trasferirci il composto. Qui c'è un profumo di carota, cocco, che non vi so dire. Vedo l'ora di gustarmelo con un buon e fresco bicchiere di succo di frutta o una tazza di caffè con gli amici. E questo va nel vostro forno preriscaldato a 170 gradi per 35-40 minuti. Dipende sempre dal vostro forno naturalmente, e fate alla fine la prova dello stecchetto, quello lungo se lo avete. Se uscirà fuori asciutto, il plum cake sarà pronto. E poi non resterà che decorarlo e gustarcelo. Eccoci qui, il nostro plum cake ha cotto a 170 gradi per 35 minuti. Io ho fatto la prova dello stecchetto, è uscito pulito e l'ho lasciato intiepidire su questo piatto. È ancora tiepido, ho scaldato il miele, fatelo o nel forno a microonde per una ventina di secondi o in un pentolino, e come ultimo tocco a decorare la nostra torta dobbiamo delicatamente spennellare
sopra, così lo lucidiamo anche. Siate generosi, non vi preoccupate. Usate anche il miele buono se potete. Io ho avuto modo di utilizzare del miele biologico preso in Basilicata. Veramente ottimo. E come ultima decorazione ancora qualche fiocco di cocco. Accompagnate la torta se volete con una buona tazza di caffè, tè, un succo di frutta e gustatela con i vostri amici, la vostra famiglia. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta e ci vediamo domenica prossima. Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure se vuoi visita il sito www.cucinaconagnese.it.